Franco Germanò, una Corte dei Conti che segna una linea netta, dice semplicemente che i conti di Falcomatà e Neri sono davvero neri. No, purtroppo sono in rosso. La Corte dei Conti sostiene con una delibera molto nitida, molto netta, sostiene che i conti del Comune di Reggio Calabria sotto la gestione del centro-sinistra sono in rosso. E lo evidenzia in maniera chiara, nitida, perché afferma che illegittimamente sono state iscritte alcune poste in bilancio, afferma che non sono veritiere alcune esposizioni del Comune di Reggio Calabria, tant'è che arriva ad accertare un disavanzo complessivo fra il disavanzo extra deficit e il disavanzo originario di circa 320 milioni di euro, che sommato al disavanzo, diciamo, originale arriva a oltre 400 milioni di euro. E questo ci sorprende perché ricorderete tutti che il Comune di Reggio Calabria, che è stato sottoposto al piano di riequilibrio finanziario, aveva ottenuto dallo Stato una liquidità in anticipazione per circa complessivamente 250 milioni di euro, che sarebbero dovuti servire a ripianare i debiti a quella data, cioè al 31-12-2014. Se così fosse stato, cioè se quei 250 milioni di euro fossero stati utilizzati per ripianare i debiti, è evidente che i residui passivi e il disavanzo doveva diminuire anziché aumentare. Quindi c'è qualcosa che non torna, qualcosa di molto grave, cioè Falcomatà deve spiegare alla città come ha utilizzato quei 250 milioni di euro di liquidità che aveva ottenuto attraverso il piano di riequilibrio. E poi, finalmente una pagina di verità, perché si era detto, se ricordate, negli anni che i residui passivi accertati dalla Giunta Arena, prima da Scopellito e poi da Arena, di 670 milioni di euro, era il buco di bilancio del Comune di Reggio Calabria. E poi la Corte dei Conti ha detto no, che non era il buco di bilancio, ma erano i residui passivi. Se noi fossimo poco seri, come lo sono stati gli uomini della sinistra in quegli anni, oggi dovremmo dire che i 740 milioni di euro che la Corte dei Conti attesta essere residui passivi è un buco di bilancio. No, noi diciamo che quelli sono residui passivi che inspiegabilmente, anziché diminuire grazie, ripeto, ai 250 milioni di euro, sono inspiegabilmente aumentati. Questa operazione verità Falcomatà la deve alla città, perché la città è stanca di sentirsi dire che non ci sono soldi e loro deve dire che fine hanno fatto queste risorse, che inspiegabilmente sono state evidentemente utilizzate non per ripianare i debiti, ma deve dire lui perché cosa. Ecco, in conferenza stampa avete anche con una certa rabbia voluto mettere in chiaro che tutto questo non riguarda le amministrazioni passate. Assolutamente, la Corte dei Conti assume come data di partenza i numeri e i bilanci approvati dall'amministrazione Falcomatà, cioè a partire dal 31-12-2014, quindi il consuntivo 2014, poi il preventivo 2015 e il consuntivo 2015. E sono atti che tengono conto dell'amministrazione Falcomatà e quindi i numeri delle precedenti amministrazioni erano stati azzerati, perché a quella data il piano di riequilibrio approvato dalla Commissione straordinaria e poi dalla Corte dei Conti attestava quali erano i residui passivi, qual era il disavanzo di 110 milioni di euro e quali erano le risorse necessarie per ripianare quel debito, cioè i famosi 187 milioni di euro dell'anticipazione di liquidità, i 40 milioni del fondo di rotazione e i 20 milioni dell'emendamento De Sena, cioè i 250 milioni di euro di cui parlavamo prima, di cui evidentemente non c'è traccia. Un fatto grave, attenzione, la città corre il rischio che veramente vada in default. E questa è una responsabilità politica e gestionale di Falcomatà, del suo assessore Neri, dei suoi dirigenti. Di questo devono rendere conto alla città. Devono con immediatezza dire come stanno le cose. Non possono continuare con il silenzio che sta caratterizzando la loro azione amministrativa. La città sta morendo. E se a questo si dovesse aggiungere il rischio del default che effettivamente si corre, leggendo la relazione della Corte dei Conti, il rischio del dissesto finanziario, beh, veramente questi si assumono una responsabilità politica e amministrativa enorme di cui dovranno rendere conto alla città. Questi devono andarsene a casa per manifesta incapacità. Punto. La città deve riscoprire la voglia di essere amministrata da una classe dirigente capace, che sia in grado di fornire risposte. Questi non forniscono risposte, fanno solo danni. La città deve prendere atto di questo, deve ribellarsi a questa situazione. Non se ne può più. Ecco, una minoranza fatta da 9 consiglieri silenti in questo senso. Quindi, come
come se lo spiega? No, io questo non me lo spiego, ognuno, ognuno risponde delle proprie azioni politiche. Noi come Movimento Nazionale, assieme a noi con Salvini, abbiamo avviato questa battaglia anche su questa vicenda del bilancio. I consiglieri comunali, che nessuno di questi e di loro appartiene al nostro movimento, dovranno evidentemente rendere conto delle loro azioni ai loro partiti di appartenenza. Noi, se mi permette, ci confrontiamo con i partiti e non con i singoli. Con i partiti, non con i singoli, e i cittadini in questo caso come dovrebbero reagire? Ma io mi auguro che i cittadini abbiano uno scatto di orgoglio. È chiaro che i cittadini hanno due mezzi per dimostrare la loro insofferenza e dimostrare qual è la loro volontà. Una è quella di manifestare, il loro dissenso, di manifestare quali vogliono essere quali sono le loro istanze. Dall'altro poi il momento del voto, che è il momento sovrano in cui la volontà popolare si esprimerà. Io mi auguro che questo momento giunga molto presto nell'interesse della città. Un'ultima domanda, secondo Franco Germanò, rischia davvero il dissesto finanziario del Comune di Reggio Calabria? Ma non secondo Franco Germanò, secondo la Corte dei Conti e secondo i numeri dei conti dell'amministrazione Falcomatà, che impietosamente la Corte dei Conti ha fotografato e ha dichiarato illegittimo, ha dichiarato non veritiero. Questo vedremo nei prossimi giorni quali saranno le risposte che Falcomatà sarà in grado di fornire, ma prima che alla Corte dei Conti alla città.